Allo stadio Nani di Pietracute, dove il rossoblù si impose l'ultima volta contro un Bellaria già condannato alla retrocessione, la formazione di Frignani cerca la medicina migliore. V come vittoria. Dopo un pareggio e una sconfitta in questo inizio di stagione, Pietracute è alla ricerca della propria identità. Il Bellaria già Marina 1956 invece vuol confermare quanto di buono ha fatto vedere contro Faenza e Nuova Fete, ma la squadra di Fusi non entrerà mai in partita, a merito di un Pietracute che domina il largo e il lungo. Vedere per credere, quando al quarto gli ospiti, quest'oggi maglia arancione, bucano la retroguardia di casa con il puntuale Ramon Tomasini, che approfittando anche di una difesa ballerina trova tempo in pertugio, giusto per l'1-0. Lo stesso Tomasini, lanciato in velocità, ha uno stop volante d'applausi, ma in fase di battuta è il palo a smorzargli la gioia del gol. Il Bellaria dall'angolo si fa quasi gol da solo, brividi per la porta difesa da Mignani, il quale sarà chiamato nuovamente all'attenzione quando Golinucci di testa inquadri il bersaglio, ma la conclusione è una semplice chiamata per l'estremo di casa. Il Pietracute gioca e si diverte, il Bellaria rimane a guardare come in occasione del raddoppio di Fratti. Mai concedere centimetri alla vipera, ed ecco che da buon attaccante segue una protezione della sfera con tanto di smarcamento per il calcio col piede preferito, 2-0 e fine dei giochi. Abbracci meritati per i centravanti del Pietracute. Il Bellaria prova a rispondere con una punizione di Righini, ma non è giornata. Come del resto della distanza ci prova anche Zanni, ma Leardini passerà un pomeriggio inoperoso. Nella ripresa la musica non cambia, anzi l'azione proveniente dalla destra porta alla conclusione Tosi, che segue un tiro che fa gridare a gol, ma la sfera lambisce il palo. Il Bellaria già Marina 1956 prova quantomeno a riaprire i giochi, ma le conclusioni di Pruccolo e Paganelli arrivano come chiamate agli Ardini, senza bisogno neppure di fare il prefisso. E quando Bomber Fratti decide che un gol non riesce a saziarlo, se l'appetito viene mangiando, ecco che l'attaccante sfiora nuovamente la marcatura, ma l'appuntamento è rimandato solo di qualche minuto, in quanto il compagno Tomasini, prendendo spunto proprio dal partner offensivo, timbra il tris, tra l'altro in contropiede con la difesa di casa, sorpresa nuovamente. Il Bellaria vorrebbe il gol della bandiera, ma la mischia in area di rigore non produce gli effetti sperati. Anzi, il tracollo sembra vicino quando Fratti in area di rigore fa quello che vuole, riesce a controllare la sfera, a girarsi e a concludere, ma se di doppietta si parla, il 2 non scocca sulla ruota di Bellaria. Zanni, da calcio piazzato, conclude alto, mentre il colpo di testa di Cesarini dall'altra parte fa gridare a gol, ma la sfera termina sul fondo. Gol anche in questo caso rimandato di qualche minuto, poiché Bruma, servito da uno scatenato Tomasini, trova il sinistro vincente per il 4-0 definitivo. Nel finale Tomasini in velocità porta a spasso avversario e pallone, scarta tutti compreso se stesso, incespicando al momento della battuta, rimediando un legno che sa di clamoroso, ma come si dice, il troppo forse in alcune occasioni guasta. Finale di marca locale, il tiro di Fusi si spegne al lato, da punizione di Caporale Leardini è costretto a rifugiarsi in corner, saluti finali infine da Bellavista che non inquadra lo specchio della porta, prima vittoria di stagione per il Pietracute, prima arrabbiatura di Fusi nei confronti dei propri ragazzi, da difensore mediano che è stato certamente un Bellaria così giovane in fatto di attenzione al match non sarà piaciuto. Siamo sicuri che lo spogliatoio in questo caso sarà stato fatto pulire non una ma bensì due volte.